il rapporto tra allenatore e atleta e a padre e figlio, quindi la separazione di queste due figure è stato un percorso che ha iniziato mio padre e che ha portato avanti perché io quando ho iniziato ad allenarmi avevo 13-14 anni e non potevo rendermi conto di quello che effettivamente succedeva, di alcune dinamiche che un ragazzino non può gestire, quindi lui è stato molto bravo a impostarla sin dall'inizio. Poi crescendo, quindi, ma parlo di questi anni, quindi da quando ho 21-22 anni, mi sono reso conto che anch'io adesso devo metterci del mio e nel momento in cui magari voglio parlare, voglio dire la mia su qualcosa in campo, intendo, io debba stare nel mio e non influenzare il suo lavoro e al contrario magari parlare un po' di più quando invece si tratta dell'ambito familiare. Però comunque in ogni caso il nostro rapporto è basato sul dialogo e c'è un'intesa, devo dire, perfetta.